Ricordiamo. Adesso andiamo sul pratico, ma non, da bambini voi non avete avuto nessuna propensione. E perché avete delle propensioni invece che altre? Io ero un bambino, per esempio, che impazzivo per la storia. Non ne parliamo poi quando a 11 anni mi sono imbattuto nell'Iliade. Cioè, è stato un altro che folgorazione, facevo altro che ricostruire, mi facevo un'Iliade parallela in cui vincevano i troiani, per esempio. Ecco, queste piccole propensioni da dove vengono fuori? Tutti noi ce l'abbiamo avute, no? Francesco Scarcelli? Puoi chiedere se i frequenti déjà vu che si hanno da bambini, perché io ne avevo sì, tantissimi. Se fanno parte proprio di queste sono quelle che Jung chiama coincidenze. Io ne avevo frequentissimi tutti i giorni. Sono coincidenze, ma sai, le coincidenze sono, quando le vai a vedere non sono affatto coincidenze, vengono chiamate così, ma non sono coincidenze. No, ma io avevo sensazione. È come se si svelasse una trama nascosta dietro a quella palese. Sì. È come se noi vedessimo sempre questa parte della tela. Immaginate, noi siamo da questo versante e la tela, la nostra tela, si cuce via via che noi camminiamo nella nostra vita, nello spazio-tempo. E qui ci sono tutte le immagini che riflettono nel disegno, nel cucito, nell'ornato, quello che noi facciamo. Ma il punto è questo, che da questa parte la tela risulta completamente bianca e si crea e si impregna del nostro andare via via che noi lo facciamo. Ma se lo vedessimo da quest'altra parte scopriremmo che la tela è già tutta dipinta e quindi non facciamo altro che andare seguendo un percorso già iniziato. Platone dà la risposta in senso allegorico. Era l'anima di una persona che muore e la sua anima va verso un luogo dove confluiscono altre anime, quelle che vengono dal mondo infero, quelle che vengono dal mondo celeste e quelle che sono appena morte. Attenti, il punto è questo. Quelle, salto i particolari perché vi perderei in mille ambiti, questo è quello che è importante, è questo concetto. Vedete, la persona che ha fatto il bene nella vita precedente, può, facendo magari il pastore, facendo l'agricoltore, magari stava solo in una contrada, non aveva nessuna possibilità concreta poi di agire contro gli altri. Quindi ha fatto di fatto del bene, ma l'ha fatto inconsapevolmente. Cioè chi ha trascorso la vita facendo il bene ma senza consapevolezza potrebbe essere tentato nella scelta di reincarnarsi o entrare in metempsicosi. La parola giusta è metempsicosi. Sceglie di entrare nella vita di un dittatore, di un uomo ricco, di un uomo potente e quindi fatalmente finirà per fare del male agli altri. Perché questo? Perché ha fatto il bene inconsapevolmente. Attenti a questo passaggio adesso, che è importantissimo. Chi invece nella vita immediatamente precedente ha compiuto azioni spregevoli per il male contro gli altri, vi ricordate William Butler Yeats? L'angoscia di vedere i motivi tardivamente risolti, l'ansia di vedere quello che facesti e fosti, il tormento delle azioni che hai compiuto per il male contro gli altri e che scambiavi per azioni virtuose. Sta parlando a se stesso, ma sembra parlare a coloro i quali hanno compiuto, noi tutti facciamo più o meno del male, un po' meno, più sì, facciamo spesso delle azioni, diciamo, non propriamente per il bene. Ecco, chi ha compiuto il male davvero, mai e poi mai sceglierà di rincarnarsi di nuovo in un potente. Chi è stato dittatore rifuggirà dall'idea di stare, di essere di nuovo un uomo che conta, un uomo che decide di stile degli altri, di quel generale che avevamo prima, tutti all'attacco e muoio, tanto a me che mi importa, sono cose. Mai più lo farà. E quindi sceglierà di fare magari il pastore, di fare l'umile, il soldato, di fare quello che non conta niente, il bambino perduto magari, ma mai più fare del male agli altri. Ecco la chiave. Sapete questo cosa vuol dire? Il nocciolo fondamentale. Qual è il nocciolo fondamentale? L'importanza dello sbaglio, dell'errore, del peccato. È importantissimo per ricamminare sulla strada del bene bello buono. È importantissimo, primo. Secondo, torniamo un passetto indietro. L'anima sceglie e sceglie di rincarnarsi. Adesso non stiamo a badare in questo o in quello, sceglie
la nuova reincarnazione, però attraverso il processo metempsicosi, per cui ne perde memoria. Ah. Che succede? Viene accompagnato davanti alle Moire, l'Achesi, Atropo, Cloto, quella che non si guarda indietro una volta che è scelto, quella che vede il filo della vita, quanto deve essere lungo, che viene tagliato esattamente quello che deve durare, ma che l'anima prima si è scelta. E poi viene portato davanti ad Ananke. Persino Zeus indietreggia di fronte ad Ananke, necessità. Quello che hai scelto necessariamente sarà così. E nel frattempo, però, l'anima è stata accompagnata dal suo daimon. Cos'è il daimon? Il daimon è, come dire, una voce interiore, uno spirito interiore, una forza interiore, un demone che ci è toccato in sorte, nel senso che la nostra sorte l'abbiamo scelta. Il demone ha il compito di dire: stai andando fuori strada rispetto a quello che tu ti sei scelto. E a questo punto si rientra sulla terra, si passa per il lete e ci siamo dimenticato tutto. Abbiamo capito il mito? L'ho spiegato? L'avete capito? La vita, per chi lo sapeva, ci sto arrivando piano piano. Sì. Ah, devo cominciare da capo? No, ci sto arrivando piano piano, nel senso che piano piano è come dicevi tu, si mettono insieme alcuni elementi, per chi non è preparato come me, è importante questa. La ripeto, l'anima sceglie, arriva e sceglie nella piana dove convogliono tutte le anime. Ci sono quelli dal mondo infero che hanno scontato la pena e ci sono quelli che invece vengono dal mondo celeste, allegre. Devono riscegliere. Che succede? Che magari uno che viene dal mondo celeste, che ha fatto il bene e quindi si è meritato il mondo celeste, ma l'ha fatto inconsapevolmente, può essere tentata di scegliere la vita di una persona che invece andrà a fare del male. Appunto, un prepotente, un tracotante, ce ne sono tanti. I nostri giovani, ci guardiamo intorno, sono tutte le parti, quelle che decidono per noi ogni cosa. Ce ne sono continuamente, quelle che decidono che il pianeta non è inquinato, per esempio. Chi è che gli fa dire queste sciocchezze? Farà del male, no? Prima o poi, no? Ecco. Allora, chi è che decide le guerre? Ce l'abbiamo avuto una poco fa, di guerra, tuttora siamo impantanati. Chi è che gli ha fatto fare quella scelta? Va bene? Allora possono essere tentati di incarnarsi in quel tipo di persone, quindi farà il male. Ma uno che ha già fatto il male, che viene dal mondo infero e sa bene che quanto dolore ha procurato, mai e poi mai sceglierà di tornare in un corpo che gli farà compiere del male. Sceglierà le vite più umili. Primo, si capisce l'importanza di peccare. Non è importante aver peccato, è importante essersene reso conto. Questa è la chiave di volta, questo dice Platone. Questo è vitale. È vitalissimo, questo è determinante. Una volta scelto, l'anima passa, l'anima passa attraverso le Moire, l'Achesi, Atropo, Cloto. Cloto ha la spoletta con la vita, 20, 30, 40 anni, 50, 80, 2. Ed ecco l'Achesi che non si volta indietro, che lo conduce, che lo porta, però lo porterà, le Moire lo porteranno fino al daimon, e poi, ecco, le forbici, tagliato, non si può più tornare indietro, 20 anni, 30, 60, per me quanto? Non lo so, c'erano 65, quanto? Che cosa ho scelto io? 66, 80, non lo so, ma l'ho scelto, lì viene tagliato. E poi vado da Ananke, e Ananke sancisce definitivamente, nessuno più potrà intervenire, e l'anima è sola col suo daimon, che gli consiglia, come una voce interiore, quello che deve fare. Può anche non farlo, ma il daimon glielo dice. Ci siamo fino a qui? Sì. Adesso è chiarissimo. Cioè, glielo dice una volta che è entrato nella vita. Certo. Se tutto è già definito, che gli devi dire? Lui già lo sapeva e se n'è dimenticato. Cioè, qualsiasi cosa gli se dica. Se n'è dimenticato, è evidente, passa, l'ho detto prima, passa attraverso il fiume Lete. Ovvero sia parte attraverso l'oblio. La nostra scelta la dimentichiamo. L'avevo detto prima, lo ribadisco adesso. Quindi il daimon suggerisce. Suggerisce, ma... E chi non lo dovesse ascoltare? Qui entriamo in un dedalo, in un vero dedalo. Qui hai fatto una domanda che ci permettiamo di rispondere dopo. Federica, vuoi dire qualche cosa? Chi non ha parlato? Egidio, dai. Sì, volevo sapere, perché una visione di questo tipo rende sicuramente la vita più accettabile? Perché invece, ecco, nella nostra cultura, ad esempio, cristiana, si decide di incarnarsi una sola volta? Cioè, si decide culturalmente di fare questa svolta epocale? Noi stiamo parlando di reincarnazione, stiamo parlando di questo versante. È evidente che lì c'è l'eternità della singola anima, così com'è.
e non c'è un processo progressivo di maturazione.